Non oggi, perché la prima puntata vogliamo riservare più minuti, prima puntata per modo di dire, ma insomma più minuti a lui, a Lapo Mazzafontana, il nostro quest'anno maestro di storia ed buone maniere. Eh sì, come il Galateo avrebbe normato se ci fosse stato Lapo Mazzafontana lì presente con la macchina del tempo, i grandi eventi della storia. Buon pomeriggio, Lapo. Buon pomeriggio, miei apofantici discenti, come state? Naturalmente la puntata di venerdì ha riscosso il debito successo, ma soprattutto questa grande idea del Facco, del Diegoli, insomma, di abbinare alla storia in modo da trarre fuori dall'oscurità della ignoranza e della inconsapevolezza masse di ascoltatori che altrimenti non saprebbero niente delle buone maniere applicate alla storia. Ma guarda, è un'idea di Facco, io me ne lavo le mani, voglio che sia chiaro tutto questo, perché so che sarà un grandissimo fallimento. Basta ma basta parlare di noi, io sono ancora rimasto apostofante e mi stavo ancora chiedendo che cazzo apofantico, caro. Che cosa vuol dire? Beh, l'apofantico è, diciamo, quello che Aristotele definiva il personaggio assertivo, per cui direi che non si possa attanagliare più che attagliare alle vostre stesse personalità. Ci ho detto siamo già in zona, ma che cazzo sta dicendo? Sì, quindi sapevilo. Dopo questo prologo veramente sprologo, cioè, non ce la facciamo più. Dopo questo sprologo, psicofanti invece. No. Qual è il primo fatto storico, il primo momento che andremo ad analizzare sotto la lente di ingrandimento del Galateo? Ma quest'oggi, appunto, ci ho detto, io partirei da un caso veramente emblematico della storia, ovvero il simpatico accadimento che è successo al duca di Enghien, ovvero Antoine Henri de Bourbon Condé, perché naturalmente è uno di quei personaggi che chiunque di noi padroneggia nel proprio quotidiano, no? Lo utilizza anche quando andiamo all'Esse Lunga a comprare pesce, ci capita di citare il duca d'Enghien, perché in verità il duca d'Enghien fu protagonista di una storia alquanto pelosa, come dire, cioè di una sgarberia piuttosto insistente che ebbe a subire da parte di Napoleone Bonaparte, sgarberia che ebbe a subire in maniera piuttosto definitiva, poiché anticipiamo subito il finale, fu fucilato per ordine di Napoleone, per cui diciamo che fu abbastanza consistente come sgarro. E in effetti il duca d'Enghien era, per sintetizzare, era il fico dei noantri di questi tempi, era tutto ciò che poteva essere un personaggio del suo tempo, cioè era nobilerrimo, noble du sang, cioè di sangue reale, era ovviamente ricchissimo, era pure piuttosto belloccio e si era anche maritato con Charlotte de Rohan, che era la nipote di un cardinale, pare pure piuttosto buona. A questo punto ovviamente ma non si dice così. Charlotte non se ne avrà male, poi è morto tanto. E poi cosa successe? Che ovviamente il duc d'Enghien, siccome era appunto nobilerrimo, non aveva assorbito con grande sportività la rivoluzione francese, come invece peraltro avrebbero fatto alcuni suoi parenti, fra cui Filippo e Galité. Ecco, diciamo che lui con la palla corda non andava d'accordo. Non andava a palla corda. Le matte risate, veramente apofantici anche in questo caso. Ma diciamo che non aveva assorbito bene questa cosa e aveva combattuto contro le armate rivoluzionarie, battendosi anche con alcuni principi tedeschi che voi ovviamente sapete nella vostra sapienza storica. Gli stati tedeschi, come quelli italiani, all'epoca erano tutti divisi e per cui alcuni erano per i francesi, alcuni erano contro. Diciamo, alcuni erano ovviamente più dalla parte della monarchia perdente e più alcuni dalla parte della rivoluzione nascente. Ciò detto, cosa successe? Che il duca d'Enghien combatté per vari anni ovviamente contro i rivoluzionari. A quel punto poi subentra Napoleone nella rivoluzione come, diciamo, esponente della rivoluzione, del direttorio della rivoluzione francese, e a quel punto succede? Il compagno Napoleone, in quel caso. Il compagnissimo proprio, visto che siamo a Radio Popolare, il compagno, in questo caso il compagno che sbaglia, perché poi non a caso il famoso ministro di polizia Fouché disse a proposito di questa faccenda, cosa che anche noi possiamo replicare in società, disse: plus qu'un crime, une faute, cioè più che un crimine, un errore l'omicidio di quest'uomo. Perché?
perché appunto fu prelevato mentre era a letto con la sua bella nel castello di Ettenheim, se non mi ricordo male, sì, che sta dalle parti del Baden-Württemberg, se non mi ricordo bene. Io ci vado spesso, però oggi sono a Sesto San Giovanni, perché adesso non mi ricordo esattamente la strada per Ettenheim. Però fu prelevato dal 26esimo reggimento dei dragoni, anche questo se vado ben ricordando, e fu prelevato mentre era a letto con la sua bella Charlotte e fu trasportato prima a Strasburgo e poi al castello di Vincennes, che è un luogo a Parigi dove ci vanno gli innamorati a sbaciucchiarsi, diciamo. Invece lui fu prelevato e fu ficcato in una segreta, dove, terrorizzato di essere sepolto vivo, quando vide apparire Gioacchino Murat con il plotone di esecuzione, ebbe a dire: ah, meno male, almeno muoio da soldato e non muoio murato vivo. Per sì, cui, da zombie, ok. Da zombie, per cui capite bene la drammaticità di questa situazione. E questo è un comportamento, naturalmente, che in questo senso si può anche definire gentile da parte di Napoleone, perché poteva anche murarlo vivo e buttare via la chiave, come voi ben capite. Invece cosa successe? Successe che fu fucilato, però questo naturalmente fece fece arrabbiare leggermente. Sì, fece un pochettino impermalire le aristocrazie di tutto il mondo, perché voi capite bene, questo non era mica, voglio dire, il tranviere che guida il 2, adesso con tutto il rispetto per il tranviere. Ma allora, mi schiero con il tranviere che guida il 2, il 3, il 4, il 5. Sì, anche il 29/3. Lapo, sai che infatti, l'anda che stai prendendo è che per raccontare il Galateo nella storia pesti un sacco di merda nell'attualità. Ma naturalmente, ma la storia è fatta apposta, perché i peccati hanno sempre le ombre lunghe, naturalmente, per cui si riflettono nella nostra società. E lui è l'ombra lunga. Lui è l'ombra lunga. Lui è l'ombra, l'ultima propagine dell'ombra. Senti, ma il Galateo cosa avrebbe suggerito, quindi? Tipo di non ammazzare nessuno? Cosa vuoi? Questo è appunto un quesito. Spesso il Galateo ci lascia dei quesiti aperti. Ovviamente si sa che tagliare le teste di sangue reale è sempre una cosa, o comunque venire a rompere le scatole agli aristocratici è sempre un pochettino un po' una porcheria. Cioè, voglio dire, lasciateci rotolare nel nostro brago di latte d'asina e di champagne senza venire a romperci le palle e soprattutto a fucilarci, naturalmente. Certo. Sarebbe meglio. Poi io invece, che sono giacobino profondamente, in realtà per converso mi schiero dalla parte di Napoleone in questo caso, perché in effetti quello aveva combattuto contro la rivoluzione. Che vuoi fare? Vuoi farlo andare in giro con Charlotte? Ma esatto, no. Ma parliamo un attimo di un altro aspetto: il fatto che lui sia stato prelevato mentre giaceva con la sua concubina, non è anche questo un grave atto lesivo dell'onore mio caro? Effettivamente non era la sua concubina, credo che fossero leggermente maritati secondo il rito di Santa Romanella, quindi molto peggio. Pare di sì, se non mi ricordo male sì, però d'altra parte il fatto che anche lei fosse un'aristocratica induce a un certo risentimento nei suoi confronti da parte del rivoluzionario, naturalmente. Poi non dimentichiamoci che Napoleone voleva ricostruirsi una verginità politica, per cui fece un immane, cioè una sgarberia anche a se stesso. Infatti non gliela perdonarono mai questa cosa qua, perché il duca d'Anghien era una superstar dell'epoca. Ma tipo, se dovessi confrontarlo con uno di oggi, il duca d'Anghien, tra l'altro, Anghien. Vuoi ripetere il nome completo intanto che pensi, che pensiamo? Era Louis Antoine Henri de Bourbon Condé, per la precisione. No, perché, cioè, il Beckham della rivoluzione francese? Una roba così? Di più? Apofantico Diegoli e Apofantico Facchini. E lo so, tipo David Beckham, che è uno che va in giro con la cresta come il gallo cedrone. Amico mio. Non è l'unica parte del corpo che invidia. Vorrei chiedere al vecchio David, le direi, vecchio Lapo, che guardi che l'invidia non fa parte del Galateo. Esatto. Vorrei chiedere alle ascoltatrici se non ritengono David Beckham comunque un personaggio importante. Di più, potrebbe essere un Jim Carrey, l'attore, quell'altro, segretario di Stato. John Kerry. Un Kerry dei tempi moderni, potremmo. Il cantante dei Simple Minds, magari, forse si chiamava Kerry anche lui. Ah, così. Cioè. Oppure un Ho Kerry degli Europe, anche certo. Magari, con Joy Tempest con due T, sì, deve essere. Ma io devo dire che comunque preferivo alla Posh Spice, cioè quella che poi si è maritato lui. Preferivo quella più ciccetta, francamente. Ma quale? Quella... la
Emma? La bionda Emma o la rossa Jerry? Non Emma Bunton, forse era l'altra che si chiama Jerry Halliwell. La rossa, rossa Jerry Halliwell. Jerry era rossa. Yeah. Sì, ma pure la nigretta era forte. Ma dai, ma, sì, Lapo basta. Lapo, sai che vai a studiare un episodio di storia, prendi la tua DeLorean, no? Settimana prossima li mettiamo. Schifo. Sai che fa schifo? Fa cagare. Cioè non... È una persona orrenda. Sai Lapo che abbiamo iniziato chiedendoti dei pareri e stiamo finendo la nostra collaborazione radiofonica prendendoti come ciò che non vogliamo essere. Sì, cioè, ma veramente ci io so che voi condividete con me questa passione per le Spice Girls. Naturalmente. Io per le Spice Girls sì, in particolare per l'afro, davvero. Che è Mel ma come B. si chiamava l'afro? Mel B. Allora, Mel B. Di tutte le Spice Girls. Sì, di tutte le Spice Girls c'era una sola che sapeva ballare, che era Mel B, e una sola che sapeva cantare, che era Mel C. Sì, beh, ma comunque Jerry Halliwell aveva un super décolleté, no? Arrivederci, grazie. Arrivederci, Lapo. Vada, prenda la DeLorean.